Un caro saluto, benvenuti e bentrovati su Gallura Live, nuova puntata di Agape dedicata al Natale, la festa della nascita di Gesù. E nel corso della trasmissione cercheremo di approfondire il significato autentico del Natale. Vi porteremo in Terra Santa, a Nazareth, a Betlemme e poi vi porteremo anche a Greccio, piccolo borgo del Lazio, dove la notte del 25 dicembre 1223 San Francesco di Assisi ha realizzato il primo presepe della storia. E ne parleremo in studio con Padre Massimo Terrazzoni, monaco del monastero Mater Dei in località Porto Istana, nella frazione di Murta Maria Olbia, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro Buonasera, invito. grazie a voi. Nel corso della trasmissione vi proporremo anche diversi contributi, tra questi gli auguri del vescovo della diocesi di Tempio Ampurias, Monsignor Sebastiano Sanguinetti, e poi non dimenticheremo l'aspetto di allegria e tutto ciò che è contorno, ma che fa del Natale una festa e crea un'atmosfera piena di speranza. Iniziamo subito col mostrarvi la figura essenziale che è presente nel racconto del Natale. La figura di Maria di Nazareth, la madre di Gesù. Le immagini sono state girate qualche anno fa in Terra Santa in occasione di un pellegrinaggio con l'Unitalsi e fanno parte di un reportage denominato Terra Contesa, andato in onda su 5 Stelle Sardegna. Vediamo. Oggi Nazareth è una cittadina situata a circa 400 metri sul livello del mare, nei pressi dei monti di Galilea e sullo sfondo della fertile pianura di Esrelon. Conta circa 70.000 abitanti, in parte cristiani e in parte musulmani. Sull'altura gli ebrei hanno edificato la nuova Nazareth, la cosiddetta Nazareth Alta, che pur essendo parte integrante con l'antica città è governata in maniera distinta. Sono due infatti i sindaci, uno per la città bassa, cristiano-musulmana, e l'altra per la città alta, ebraica. Al tempo di Gesù, Nazareth invece era un piccolo e sconosciuto villaggio, mai citato nell'Antico Testamento. Fa la sua prima comparizione nel Vangelo con l'annunciazione dell'arcangelo Gabriele alla Madonna. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Questo è l'annuncio dell'incarnazione a Maria, narrato nel Vangelo secondo Luca al capitolo 1, versetti 26-38. Numerosi reperti archeologici documentano e individuano in questa grotta di Nazareth il luogo in cui sarebbe avvenuto l'annuncio.
Diversi mosaici, alcuni esplicitamente mariani e alcuni resti di muri, testimoniano di una sostanziale continuità cultuale dal periodo apostolico al V secolo, proprio in questa zona, che ormai è possibile situare come quella in cui si estendeva il villaggio evangelico di Nazareth. I crociati costruirono una maestosa basilica che rinchiuse al suo interno la Grotta dell'Annunciazione, che poi fu distrutta dal sultano Bibars nel 1263. Quando in Terra Santa sbarcarono i francescani, questi decisero di erigere sulle rovine medievali un'altra basilica, più piccola. Successivamente fu sostituita nel 1969 dall'attuale santuario. Costruito su un progetto dell'architetto italiano Giovanni Muzio, l'edificio è costituito da una basilica inferiore e una superiore, con un'unica facciata a forma di capanna, decorata da alcune immagini in rilievo raffiguranti Maria e l'angelo e i quattro evangelisti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Ai margini sono scolpite delle citazioni dell'Antico Testamento. A coronamento della facciata è stata sistemata al centro la statua bronzea di Gesù. Padre Massimo, abbiamo visto il racconto della figura di Maria di Nazareth, ma chi è Maria di Nazareth? Credo che c'è un testo del Vangelo che diventa magistrale per avvicinare la figura di Maria, che ascolteremo in questi giorni verso il Natale, il Vangelo di Luca, il testo dell'Annunciazione. In quel dialogo così carico di intensità tra Maria e l'angelo, c'è una parola che Maria ripete. Alla fine del dialogo, eccomi. Ecco, credo che in questa parola c'è tutto il mistero di Maria. Un eccomi che è la disponibilità a lasciare entrare Dio nella sua vita, un eccomi che è segno di una grandissima libertà di chi sceglie di donarsi, un eccomi che è diventata la grazia per tutta l'umanità, perché per quell'eccomi noi oggi celebriamo il Natale. Un eccomi che è anche una parola di speranza. Ogni volta che Dio trova, come è capitato per Maria, una creatura disponibile, aperta, continua a fare grandi cose ancora oggi. Ecco, credo che il segreto di Maria è in quella parola. Grazie, grazie per queste parole, Padre Massimo Terrazzoni. E adesso scopriamo altre due figure importanti che precedono il Natale, soprattutto le incontriamo nel periodo dell'Avvento, che è proprio il periodo liturgico precedente il Natale. E sto parlando di Santa Elisabetta, cugina di Maria e madre di Giovanni il Battista, il precursore di Gesù. Quindi ritorniamo in Terra Santa ed in particolare a En Carem. Guardiamo insieme. Durante il suo annuncio, l'arcangelo Gabriele, oltre aver detto a Maria che sarebbe diventata la madre di Gesù, le ha anche annunciato che sua cugina, Elisabetta, sarebbe riuscita a concepire un figlio anche in vecchiaia, perché nulla è impossibile a Dio. Elisabetta partorirà Giovanni Battista, precursore di Gesù. Il Vangelo non precisa il nome del villaggio in cui la Vergine Maria si recò per far visita a Santa Elisabetta, ma un'antica tradizione, documentata poi da alcuni scavi archeologici, identifica il luogo con En Carem, nella periferia di Gerusalemme, dove dal tardo bizantino due distinti santuari venerano la nascita di Giovanni Battista e la visita di Maria a Elisabetta. Raggiungiamo la basilica che custodisce il luogo dell'incontro tra Maria ed Elisabetta a piedi. All'ingresso dell'attuale chiesa della Visitazione sventola la bandiera con la croce di Terra Santa, una croce greca di colore rosso su sfondo bianco, arricchita da quattro croci più piccole e conosciuta anche con il nome di Croce di Gerusalemme, è il simbolo della custodia della Terra Santa. Il significato per il quale i frati francescani la adottarono consiste nel ricordare la passione di Cristo e il suo dominio universale. Le cinque croci, quattro grandi e una più piccola, simboleggiano le piaghe di Gesù sulla croce, mentre il numero 4 rimanda ai punti cardinali e richiama la presenza cosmica di Dio. Oggi il santuario della Visitazione consta di due chiese sovrapposte. Quella inferiore era in origine una cappella d'epoca bizantina, sopra la quale i crociati costruirono una seconda chiesa.
Con la distruzione della chiesa crociata anche la cappella bizantina fu abbandonata e nel XVI secolo era diventata abitazione di una famiglia araba fino al 1679 quando i francescani la riscattarono. La chiesa superiore, realizzata nella seconda metà del secolo scorso dall'architetto Antonio Barluzzi, è dedicata alla gloria di Maria. All'esterno delle due chiese, lungo le pareti, è riportato in 41 lingue diverse il testo del Magnificat, il cantico di ringraziamento e lode a Dio pronunciato dalla Madonna rispondendo al saluto della cugina Elisabetta, incinta di Giovanni Battista, al momento del loro incontro. Il fatto è narrato nel Vangelo secondo Luca ai versetti 39 e 55 del capitolo 1. La chiesa dedicata a Giovanni Battista si trova anch'essa a Enkarem. Furono i crociati a realizzare il santuario originale, distrutto poi dagli arabi di Saladino che lo trasformarono in un caravanserraglio militare. Dopo un parziale restauro nel XVII secolo, i francescani ne curarono la ricostruzione nel XIX. L'interno della chiesa è a tre navate. Sul lato destro c'è una scala che conduce ad una grotta naturale che si ritiene facesse parte della casa di Zaccaria e in cui nacque Giovanni Battista. È probabile che in questo luogo Zaccaria abbia pronunciato il Benedictus, o cantico di Zaccaria, riportato nel capitolo 1, versetti 68-79 del Vangelo secondo Luca, che la Chiesa ha inserito nella liturgia delle ore alle lodi mattutine. Si tratta di una lode e ringraziamento a Dio perché nella sua fedeltà ha salvato il suo popolo. Padre Massimo, Santa Elisabetta e la sua maternità in età avanzata è il segno che nulla è impossibile a Dio. Secondo lei c'è posto nella nostra società per un messaggio di questo tipo? Allora, credo che la nostra società, che è molto incentrata su se stessa e fa fatica ad aprirsi all'altro e all'altro con la maiuscola, e fa fatica a credere che nulla è impossibile a Dio, però profondamente nel cuore desidera avere questo annuncio, desidera avere questo messaggio e desidera sperimentare, lo speriamo, come Elisabetta, che ogni volta che si crede che nulla è impossibile a Dio, anche lì dove apparentemente c'è sterilità e morte, è possibile che ritorni la vita. Un'altra figura che abbiamo ascoltato nel servizio è quella di Giovanni il Battista, una figura austera, semplice, umile, è l'unico santo oltre a Maria del quale si celebra la nascita e non la morte. Nell'omelia che il Papa ha tenuto il 24 giugno, festa di San Giovanni il Battista a Santa Marta, si è soffermato sulle caratteristiche della missione del Battista e l'ha sintetizzata con tre verbi: preparare, discernere, diminuire. Giovanni Battista è uno che non annunzia se stesso ma prepara il cammino di un altro. Qual è il messaggio da cogliere? Credo che è un messaggio davvero profetico oggi, quello di Giovanni il Battista. Profetico per gli uomini e profetico anche per la Chiesa. Noi rischiamo a volte, anche come Chiesa qualche volta, e poi le persone, la società, di essere incentrati su se stessi. Giovanni Battista invece è la figura profetica nella scrittura che con la parola, con l'esempio, col silenzio, con la testimonianza ha indicato l'agnello. È una figura affascinante, trovo, perché lui aveva il suo gruppo di discepoli, aveva tutte le carte in regola per essere creduto lui il Messia. E invece quando passa Gesù, indica l'agnello Gesù e chiede che i discepoli vadano dietro il Signore. E quando i discepoli lo lasciano per andare dietro a Gesù, non li trattiene. E allora credo che una figura profetica in questo senso. Nelle relazioni umane ci insegna che non siamo noi il centro, ma dobbiamo sbilanciarci verso l'altro. E anche nell'evangelizzazione ci ricorda che non dobbiamo annunciare noi stessi, ma dobbiamo indicare colui che solo è via, verità e vita. E nella nostra società, caratterizzata molto spesso dall'egoismo, guardare a Giovanni il Battista può aiutarci. Assolutamente, assolutamente, perché credo che insegna, ricordo sempre un'espressione
di un autore spirituale che dice che l'amore vero è libero, rende liberi e lascia liberi. Ecco, Giovanni il Battista è un esempio di questo, di un amore verso il Maestro e verso gli altri, ma che è libero, rende liberi e lascia liberi. Non attira a sé, ma indica il Signore. Grazie, grazie per questa spiegazione. Adesso proseguiamo il nostro viaggio in Terra Santa, andiamo a Betlemme, luogo di nascita di Gesù e anche dell'Epifania, la manifestazione di Gesù al mondo con l'arrivo dei Magi. Lasciamo in Carem e in Pullman, arriviamo a Betlemme, dopo aver passato i controlli al checkpoint. Betlemme si trova sulla via di Hebron, a 8 km a sud di Gerusalemme, a 770 metri sul livello del Mar Mediterraneo e a 1169 metri sul Mar Morto. Betlemme è la città di Davide, secondo re di Israele, ma anche il luogo di nascita di Gesù, il Messia che secondo la profezia biblica narrata nel libro di Michea dell'Antico Testamento sarebbe dovuto nascere proprio nella città di Davide. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Sopra la grotta dove nacque Gesù, l'imperatore Adriano nel 135 fece piantare un boschetto consacrato al dio Adone. Elena nel 236, rimosso il terrapieno e il bosco, costruì sulla grotta una basilica, di cui si ammirano ancora oggi stupendi tratti del pavimento in mosaico riportati alla luce, mentre le pitture e i mosaici in stile bizantino sono dovuti ai crociati. La facciata, mascherata da massicci contrafforti costruiti per difesa contro eventuali assalti, aveva tre porte, di cui due sono ora murate e una è ridotta a stretto e basso passaggio per impedire che i non cristiani vi entrassero con asini e cavalli. Alla Grotta della Natività si accede attraverso due scale fiancheggianti l'abside centrale della Basilica. Ha una forma quasi rettangolare e divisa in due zone. Il luogo dove la tradizione ricorda la nascita di Gesù, segnata con questa stella in argento con scritto in latino «Qui dalla Vergine Maria è nato Cristo Gesù», è il luogo della mangiatoia, dove Maria pose Gesù bambino dopo averlo avvolto in fasce. I diritti dei cattolici latini sulla proprietà della Basilica della Natività sono stati difesi strenuamente negli anni dai padri francescani, che hanno la proprietà esclusiva della parte della grotta detta mangiatoia, mentre il luogo della Natività, tranne alcuni diritti come la stella con la scritta in latino e quattro lampade, come anche tutta la basilica sovrastante, salvo un angolo riservato agli armeni, sono di esclusiva proprietà dei greci ortodossi. L'annuncio della nascita di Gesù fu dato dagli angeli ai pastori che vivevano non molto distante da Betlemme, nel cosiddetto campo dei pastori, a circa 3 km a sud-est di Betlemme. Il fatto è raccontato nel secondo capitolo del Vangelo secondo Luca. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. A ricordo dell'evento, i francescani eressero l'attuale santuario del Gloria in Excelsis, costruito nel 1935 su un progetto dell'architetto Antonio Barluzzi. Le
l'edificio ha la caratteristica forma di una tenda di nomadi e ricorda l'apparizione ai pastori e il canto degli angeli alla nascita di Gesù. Negli anni 1951 e 52 furono scoperti alcuni resti di epoca erodiana, un frantoio e una grotta usata dai pastori come abitazione. Ora è usata come cappella molto suggestiva. Dopo 2000 anni, Padre Massimo, le chiedo, secondo lei, che cosa significa ancora Epifania del Signore? Ma Epifania significa manifestazione. E penso a ciò che dicevo anche poco fa. In fondo è il desiderio profondo del cuore di ogni uomo. E di fare questa esperienza del Signore che si manifesta, del Signore che si fa vedere, del Signore che si fa incontrare. L'Epifania, il Natale prima dell'Epifania è proprio questo, il Signore che ci viene incontro, si fa incontrare, si fa, tra virgolette direbbe l'Evangelista Giovanni, toccare. E allora direi che non è qualcosa del passato, ma è qualcosa che appartiene al desiderio del cuore dell'uomo di sempre. È il luogo di Betlemme. Quanto è importante riscoprirlo per i cristiani di oggi? Credo che è importante per tanti motivi, io ne sottolineo due. Il primo è quello che dicevo un po' per l'Epifania, cioè è il luogo in cui Dio si è fatto incontrare, è il luogo dell'incarnazione, è il luogo in cui davvero il Verbo si è fatto carne. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è legata al fatto che Dio si è fatto incontrare in un segno piccolissimo, in un segno poverissimo, un bambino. E questo è un po' scandaloso, perché la filosofia, la storia, ha sempre pensato, anche la scrittura stessa, ha sempre, come dire, identificato Dio nella magnificenza, nella grandezza, nella maestosità. E Dio è anche questo. Però poi, quando Dio si è voluto comunicare all'uomo, ha scelto ciò che l'uomo non avrebbe mai scelto. Una cosa piccola, una cosa fragile, si è fatto uomo. E quindi Betlemme è importante per questo, per ricordarci che Dio lo si incontra nella piccolezza e ci chiede anche di trasmetterlo, di annunciarlo nell'umiltà, nella semplicità, nella piccolezza. Legato a Betlemme c'è naturalmente il presepe. Ascoltiamo adesso il racconto del primo biografo di San Francesco, fra Tommaso da Celano, dove racconta appunto la narrazione di come è stato realizzato il primo presepe da parte di San Francesco a Greccio. Circa 2 settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, chiamò a sé Giovanni Velita e gli disse: «Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico. Vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello». Appena l'ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l'occorrente, secondo il disegno esposto dal santo. E giunse il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza. Per l'occasione sono qui convocati molti frati da varie parti. Uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ciascuno, secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illuminare quella notte, nella quale s'accese splendida nel cielo la stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco, vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio ed è raggiante di letizia. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l'umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. Francesco si è rivestito dei paramenti diaconali, canta con voce sonora il Santo Vangelo. Poi parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato re povero e la città di Betlemme.
Spesso, quando voleva nominare Cristo Gesù, infervorato di amore celeste, lo chiamava il bambino di Betlemme e quel nome, Betlemme, lo pronunciava riempendosi la bocca di voce e ancor più di tenero affetto, producendo un suono come belato di pecora. E ogni volta che diceva «bambino di Betlemme», o Gesù, passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. Uno dei presenti, uomo virtuoso, ha un'ammirabile visione. Gli sembra che il bambinello giaccia privo di vita nella mangiatoia e Francesco gli si avvicina e lo desta da quella specie di sonno profondo. Nella visione prodigiosa discordava dei fatti, perché per i meriti del santo il fanciullo Gesù veniva risuscitato nei cuori di molti che l'avevano dimenticato e il ricordo di lui rimaneva profondo impresso nella loro memoria. Terminata quella veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia. Padre Massimo, il Natale nella nostra tradizione significa soprattutto presepe. Quest'anno, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, le rappresentazioni viventi del presepe nei nostri paesi, nelle nostre città, non si potranno fare. La nostra società è definita spesso consumistica ed è sempre più distratta e attratta dall'effimero. Come il presepe in questo periodo di luci e colori, ma anche di restrizioni, può aiutarci a ritornare al significato autentico del Natale? Ma credo che ci può aiutare innanzitutto scegliendo nelle famiglie di farlo il presepe, non tanto per rispettare una tradizione, ma prima di tutto per mettersi in cammino davvero col cuore verso Betlemme. È vero che quest'anno abbiamo tante restrizioni, però può essere forse un'opportunità per riscoprire il senso profondo del Natale, il senso profondo del presepe, che non è semplicemente rispettare una tradizione, ma è ritornare al cuore della nostra fede cristiana, che è l'incontro con Dio, personale. Credo che le restrizioni che nessuno vuole, nessuno augura evidentemente, possono diventare un'opportunità quest'anno per andare all'essenziale di quello che è il messaggio del Natale. E adesso insieme ascoltiamo gli auguri che ha preparato per tutti noi il Vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, Monsignor Sebastiano Sanguinetti. Una delle espressioni più ricorrenti è: il Natale di quest'anno è un Natale diverso. E lo è, perché al Natale di quest'anno mancano, io le chiamo tutte quelle coreografie che nel tempo si sono radicate e hanno anche rischiato di distogliere lo sguardo da quello che è il contenuto vero del Natale. Non possiamo dire che la pandemia è una benedizione, anche sotto questo profilo, no, è una maledizione. È una grande catastrofe, è una grande sofferenza per l'umanità intera, sofferenza che ci accomuna tutti, e rispetto alla quale la Chiesa non può che essere totalmente solidale, con tutta l'umanità, con tutta la famiglia, con tutta la famiglia umana. Ed ecco perché anche noi come Chiesa abbiamo di buon grado accettato anche a quelle rinunce dolorose per noi, dolorose per i cristiani, ma necessarie e io direi anche dovute. Questo contesto, diciamo così, questo contesto sanitario, questo contesto storico, ecco, forse ci aiuta a rafforzare la riflessione, a fermarci a riflettere, a fermarci a meditare, e in questo caso a meditare davvero qual è il significato del Natale. Noi diciamo Dio con noi, il Natale è questo, è la verità del Dio che si fa presente nella vita di ogni persona, nella vita dell'umanità. Però questa espressione per noi è diventata quasi, e per tanti è diventata un luogo comune. E quando diventa luogo comune, noi non diamo più il senso, il significato e la portata che esso ha. E invece riflettere che cosa significa Dio con noi.
la presenza di Dio e la presenza del suo amore misericordioso in mezzo a noi. Cristo, venendo nel mondo, ha portato luce, luce nella mente, luce nell'intelligenza, luce nella coscienza delle persone. Ecco, noi, tutti noi abbiamo bisogno di questa luce. E questa luce a che cosa apre? Che cosa, qual è l'orizzonte dentro il quale ci colloca questa luce? È la luce dell'amore di Dio. Quando noi parliamo di luce e quando parliamo di Dio, noi parliamo di amore, e l'amore di Dio è la speranza per l'uomo, è la speranza vera, autentica dell'uomo. Papa Francesco, parlando proprio della pandemia, ha detto: questa pandemia non spegne la luce del Natale. Ecco, questo è l'augurio allora che voglio fare a tutta la comunità diocesana, in tutte le sue componenti, ai sacerdoti, diaconi, seminaristi, religiosi, religiose, laici, associazioni, ma anche alle stesse istituzioni, a tutti i rappresentanti istituzionali della nostra diocesi, del nostro territorio. Ecco, io faccio questo augurio, che quelle luminarie che sono state accese, io sono contento che nelle città le luminarie sono rimaste, perché credo che sono il simbolo più vero, più autentico del Natale, ma quelle luminarie che penetrano nel profondo del cuore, che illuminano la nostra mente, aprono la nostra mente a vedere il mistero dell'amore. Solo l'amore salverà l'uomo. Solo insieme, ci ha ricordato il Papa, usciremo anche da questa pandemia. E che allora facciamo bene a ricordare, a rileggere magari anche l'ultima lettera enciclica, Tutti i fratelli. Ecco, che il Natale sia questo, ricordarci che siamo davvero fratelli, ma l'essere fratelli non è soltanto un dato acquisito, è anche un percorso, è anche una conquista quotidiana da fare, esserlo ed esserlo sempre di più, ogni giorno. Allora il Natale sia davvero portatore di luce nelle nostre vite, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità. Sia portatore di luce, sia portatore di amore, sia portatore di speranza. Un abbraccio, un affettuoso augurio a tutti. Buon Natale! Un messaggio di speranza, quello dato da Monsignor Sebastiano Sanguinetti. Padre Massimo, siamo quasi giunti alla conclusione di questa trasmissione. Qual è l'augurio di Natale per tutti coloro che ci stanno ascoltando? Allora, sicuramente un messaggio di speranza, come ha fatto il Vescovo, però voglio essere un po' provocatorio. C'è un testo molto bello di un autore medievale che si chiama Silesio, che dice: a poco serve che Gesù nasca a Betlemme anche 100 volte, se poi non nasce nel tuo cuore. Allora l'augurio è questo, che in quest'anno e in questo Natale così particolare possiamo fare i credenti lo sforzo di vivere il Natale cristiano. Il Natale che fa sì che apriamo il cuore per lasciare davvero nascere il Signore nella nostra vita. E se questo lo facciamo, vedremo ancora una volta il miracolo del Natale nella nostra vita, perché saremo capaci di andare verso gli altri con gesti di comunione, saremo capaci di riprendere in mano seriamente la vita cristiana, saremo capaci di vivere e sentire che il Natale finalmente è vero e non è un Natale di plastica, tra virgolette, come qualche volta rischiamo di vivere. Allora davvero l'augurio è che Natale sia davvero Natale quest'anno. Grazie, grazie Padre Massimo Terrazzoni per questi auguri e grazie per essere stato nostro ospite oggi. Grazie a voi, buona serata. Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito e vi auguriamo buon Natale. Arrivederci.